Annus Domini 2006, Calciopoli. Pensavamo che le nefandezze fossero finite lì? Ci sbagliavamo. Ciao Marcello, ciao a tutti i fratelli e sorelle juventinazzi di Topland da parte del vostro postman. Caro Marcello, me ne stavo tranquillo in questo pomeriggio a prepararmi il mio video preview di Juventus Sassuolo per il mio canale YouTube. Non avevo in programma video per Topland quando il fratello e amico Davide Giampiero, che saluto, ciao Davide, di Twitter, porta alla mia attenzione la ferale notizia, questa. Che dire, caro Marcello, non mi scandalizzo più e non mi ci incazzo neanche più, passatemi il termine. Comunque, nello specifico, il TAR non può pronunciarsi se lo ha già fatto il collegio arbitrale. Quindi per l'ennesima volta la giustizia decide di non decidere, esattamente il contrario di quello che accadde nel 2006 quando fecero la corsa, fecero a gara a decidere di mandare la Juventus in Serie B eliminando il male supremo del calcio italiano. Proseguo. Ritenendo che l'intera vicenda fosse già stata trattata in un precedente ricorso presentato sempre dalla Juventus nel 2006 e poi abbandonato dalla società, che preferì ricorrere al lodo arbitrale, da cui tuttavia uscì sconfitta. Quindi continuiamo a pagare la gestione scellerata dell'altrettanto scellerata dirigenza Cobolli Gigli di quel periodo. Ma è anche vero, caro Marcello, che quello che truffaldinamente ci tolsero nell'estate drammatica di 10 anni fa, in 10 anni ce lo siamo ripreso con la programmazione, con un fatturato che supera i 350 milioni di euro, con lo stadio di proprietà, con un bilancio sempre in regola, con il Jay Village e tutto quello che sarà lo stratosferico progetto della Continassa. Quindi, ahimè per voi, l'elite del calcio italiano è e continua ad essere la Juventus, e facendo e continuando a fare scorta di Malox, quello che posso dirvi è soltanto, per l'ennesima volta, fegati, spappolations!